Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Molti di voi mi hanno chiesto pareri e opinioni a proposito di quello che è recentemente accaduto tra Siria e Turchia. Per chi non lo sapesse, in Siria, a circa 23 miglia, ovvero 37 km dal confine con la Turchia, sorgeva un mausoleo nel quale erano ospitate le spoglie mortali e alcune reliquie appartenute a Soleiman Shah. Soleiman Shah, nonno di Osman I, che, per chi non lo sapesse, è stato il primo imperatore, nonché fondatore dell'impero ottomano. Di conseguenza, il mausoleo, la salma e le reliquie appartenute a suo nonno hanno una grandissima importanza per la Turchia, per la sua storia e per la storia dell'impero ottomano. E, sebbene il mausoleo si trovi entro i confini della Siria, di fatto non si trova in Siria, perché l'area in cui sorge era territorio sovrano della Turchia, una sorta di ambasciata culturale archeologica turca nei confini siriani. L'area, fin dalla costruzione del mausoleo avvenuta nel 1970, e a proposito, il mausoleo non è la tomba di Soleiman Shah. La tomba di Soleiman Shah è andata perduta, distrutta 8 secoli fa e da allora reliquie e salma sono state trasportate e trasferite in più occasioni, l'ultima della quale ha portato, in seguito a un accordo tra il governo turco e il governo siriano, alla costruzione di questo mausoleo dove reliquie e salma riposano, giacciono da circa 40 anni. Ma con l'attuale crisi in Siria e con la Siria che non può più garantire la sicurezza, già da qualche anno non può garantirne la sicurezza, ma con l'aumento dell'instabilità in quella particolare area geografica, la Turchia ha preso l'importante decisione di trasferire il contenuto di quel mausoleo, quindi di chiudere questa ambasciata culturale archeologica e di riportare in patria i propri ambasciatori, in questo caso reperti archeologici, salma e reliquie. E la cosa ha avuto un grande eco mediatico per vari motivi, soprattutto perché ha messo sotto i riflettori, perché non ho ben capito perché questa notizia in particolare sia stata presa e lanciata in giro per il mondo mediatico, perché non è di grande importanza, non è più importante di altre vicende analoghe avvenute in Siria negli ultimi anni, ma comunque ha portato all'attenzione del mondo un effetto, un dato molto importante, ovvero l'immenso patrimonio storico, artistico e archeologico della Siria. Sono tantissimi siti archeologici che si trovano in Siria e che purtroppo negli ultimi anni sono andati distrutti o rischiano di andare distrutti, come nel caso del mausoleo e delle reliquie di Soleiman Shah. La Turchia, per preservare queste reliquie, ha preso la decisione di riportarle in Turchia, perché in questo caso poteva farlo, ma un anfiteatro, delle mura o un tempio non possono essere trasportate. Sono lì, devono restare lì e purtroppo, restando lì, sono andate completamente distrutte. Vi lascio in descrizione una gallery a Flickr dove ci sono fotografie prese da Google Earth, dalla BBC, che mostrano alcuni dei più importanti siti archeologici siriani distrutti negli ultimi 5-6 anni. Fotografie vanno dal 2007 al 2013. Nel caso siete arrivati fino a questo momento, vi ringrazio per aver guardato. Se vi interessa questo tipo di notizie, le trovate un paio di volte a settimana su Historical Eye, sul sito, nella sezione Archeo News. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, un commento se avete delle domande, iscrivervi al canale e seguirmi su Facebook, Twitter, Google+ e Instagram. Trovate come al solito tutti i link in descrizione. Grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e alla prossima.